Salve ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vedremo come modificare la nostra voce, dandogli un aspetto anche buffo con diversi effetti, tramite questa funzionalità di Wondershare Uniconverter. Grazie a questa funzionalità, infatti, saremo in grado di cambiare, per esempio, il tono della nostra voce, dandogli un'impronta femminile, oppure un effetto robotico e tanti altri effetti. Inoltre, alla fine del video, come reminder, vi mostreremo come convertire il formato di un video per renderlo riproducibile su più software. Prima di continuare, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sul nostro lavoro. Cominciamo! Dunque, questa è l'interfaccia principale del programma. All'interno di questa area troviamo le opzioni più utilizzate, come il convertitore, che converte fino a oltre 1000 formati di video, il compressore, l'editor video, il registratore e tanto altro. Quello che interessa a noi però è la sezione Laboratorio I, accessibile da questa sezione dell'interfaccia principale oppure dal pulsante Strumenti sul lato, nell'ultima scheda della sezione Strumenti. Clicchiamo su Modificatore vocale per accedere all'opzione che ci consentirà di cambiare il tono della nostra voce utilizzando alcuni preset. Andiamo ad importare un file. Il file deve essere di tipo audio oppure MP4 esclusivamente. Quindi andiamo a trascinare il nostro file MP4 all'interno dell'interfaccia. Vedete che l'ho convertito proprio con Uniconverter in file MP4. Impostiamolo e andiamo a cambiare il tono del nostro audio. Questo è quello originale. Salve ragazzi e bentornati sul canale. Ora vi faccio sentire l'opzione robot. Salve ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vedremo come modificare la nostra voce. O ancora l'effetto subacqueo. Salve ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vedremo come... Le opzioni che possiamo utilizzare sono davvero molto carine e interessanti. Abbiamo anche l'opzione radio anni 80. Le faccio ascoltare tutte. Salve ragazzi e bentornati sul canale. O ancora il Transformer. Salve ragazzi e bentornati sul canale. In questo... O il bambino. Vedremo come modificare la nostra voce dandogli un aspetto anche buffo con diversi effetti tramite Ecco, queste sono le opzioni che abbiamo a disposizione. Ovviamente possiamo cliccare sul pulsante sostituisci per andare ad importare un altro file e sostituirlo a quello che abbiamo appena importato. Dopodiché qua ci sposteremo con il cursore per andare a riprodurre una zona precisa del nostro file. Quando abbiamo deciso che tipo di effetto applicare al nostro file video, andiamo a cliccare su esporta. Inizierà il processo di esportazione. Qui verrà segnalato il tempo rimanente. Una volta terminata l'esportazione, si aprirà la finestra del Finder dove sarà presente il file in formato MP3 che noi potremo andare a montare eventualmente sotto a un video o a riprodurre o a inserire all'interno di un contenuto semplicemente attraverso il software di editing. Se andiamo a riprodurlo, questo avrà ovviamente le sembianze. Salve ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vedremo come modificare la nostra voce delle opzioni che abbiamo impostato, in questo caso il robot. Adesso che abbiamo visto come cambiare il tono della nostra voce, vediamo come modificare il formato di uno dei nostri video. Clicchiamo sull'opzione convertitore. Aggiungiamo un file. Possiamo aggiungere un secondo file oppure aggiungerli contemporaneamente nel momento in cui andiamo a selezionare i video dalla nostra cartella. Nell'interfaccia in attesa, di fianco ad ogni video, avremo le specifiche che ci andranno a spiegare il formato dei video, la risoluzione, la dimensione e il tempo. E questo vale anche per la stima di queste caratteristiche una volta terminata la conversione. Quindi quanto peserà più o meno il video dopo la conversione, quale sarà il formato, un piccolo recap, insomma, di tutte le impostazioni che avremo selezionato. Per convertire un video basterà premere su Converti. Qua sotto vedremo il tempo restante per la conversione. Una volta terminato comparirà la scritta Riuscito. Per visualizzare i file convertiti spostiamoci nella sezione Finito.
dove potremo vedere i file che sono stati convertiti correttamente e rintracciarli attraverso il tasto sfoglia, che andrà ad aprire la cartella dove sono stati salvati i nostri file. Cliccando invece sulla nuvoletta a fianco al tasto apri, troveremo invece delle opzioni differenti come il compressore, il masterizzatore e il trasferimento, ma ce ne occuperemo in un altro video. Possiamo selezionare il tasto cestino per eliminare l'elenco dei file. Il tasto impostazioni. Questo pulsante, ma anche questo di fianco formato di output, ci consente di accedere alle impostazioni avanzate dell'output selezionato, che ci consentiranno di andare a modificare il codec video, le risoluzioni, i fotogrammi per secondo e tante altre impostazioni che approfondiremo in seguito. Qua sotto troviamo la sezione dedicata all'audio. Sarà possibile anche modificare il titolo del file convertito. Il pulsante sfoglia invece ci aiuterà a orientarci all'interno della cartella dei file convertiti, dove troveremo i file che abbiamo convertito fino ad ora. Questo invece è il pulsante anteprima, che ci consentirà di visualizzare il video prima della conversione. Il pulsante elimina, quindi la crocetta in alto ad ogni riquadro relativo a un video, ci consentirà di rimuovere dalla lista i video pronti alla conversione, nel caso avessimo aggiunto dei file sbagliati. Sotto alla miniatura di ogni video troviamo alcuni pulsanti per andare a regolare la durata del video, con un taglio, il ritaglio dell'inquadratura e gli effetti. Di fianco possiamo leggere tutte appunto le caratteristiche del video prima e dopo la conversione, e poi abbiamo due pulsanti molto interessanti, uno per aggiungere sottotitoli attraverso dei file e l'altro per andare a gestire le tracce audio aggiungendo per esempio dei brani musicali. Con il tasto I possiamo raggiungere la schermata dei metadati, tutte le proprietà che di solito si visualizzano nel momento in cui si va a cliccare con il tasto destro su uno di questi file video. Nella sezione inferiore dell'interfaccia ci sono i due menu a tendina che ci consentiranno di selezionare il formato di output della conversione, quindi questo, e la posizione del file, quindi questo. Possiamo scegliere dove andare a salvare il file, se nella stessa cartella in cui è presente originariamente oppure in una cartella specifica chiamata Converted o altro, una cartella selezionata da noi. Ci sono poi due interruttori fondamentali per alcune funzionalità, l'unione di tutti i file, pensiamo a un corso in cui dobbiamo necessariamente unire tutti i nostri file in una singola lezione, che è questa, oppure la conversione ad alta velocità in alto a destra. Un'opzione che ci consentirà di convertire in modo più veloce alcuni formati, non tutti, alcuni formati di video supportati senza perdere la qualità. Vediamo brevemente l'iter per convertire un video. Per convertire un video, quindi, aggiungiamo un video attraverso uno dei due pulsanti o trasciniamo semplicemente il video all'interno di questa interfaccia. Attendiamo il caricamento. Ora scegliamo il formato di output desiderato, così come anche la risoluzione, e premiamo sul tasto Converti per convertire il singolo video. Altrimenti, in caso di più video nella nostra lista, premiamo su Inizia tutto. Una volta terminato, troveremo all'interno della schermata Finito il nostro video e potremo andare ad aprirlo cliccando sul pulsante Sfoglia e poi sul file in questione per riprodurlo e vedere se è stato convertito correttamente. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e vi sia tornato utile, ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale, noi ci vediamo al prossimo video.